Buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento con la rivista Trattori. Oggi abbiamo con noi Paolo Cera, Marketing Manager di Qunitalia, che ringrazio molto per aver accettato l'invito. Il tema di questa intervista è l'utilizzo delle nuove tecnologie digital al servizio dell'agricoltura 4.0, che come vedremo non riguardano più solamente i trattori e le grandi macchine semoventi, ma anche le attrezzature, che iniziano ad assumere il ruolo di una sorta, concedetemi il termine, di cervello periferico, in grado cioè anch'essi di raccogliere dati e influenzare i processi decisionali dei farmer. La prima domanda per Paolo Cera è: che cosa significa per CUN un'agricoltura 4.0? E di conseguenza, qual è l'importanza degli implements nel processo di raccolta dati e miglioramento delle performance del cantiere di lavoro? Che cosa significa agricoltura 4.0? Può toccare veramente molti aspetti. Per noi, e forse è la più corretta sintesi dal nostro punto di vista, è agricoltura 4.0 per noi significa l'evoluzione di quella che è stata l'importanza dell'agricoltura di precisione. Un'agricoltura di precisione a cui oggi possiamo aggiungere degli aspetti che sono legati soprattutto all'utilizzo di sensoristica di vario tipo, che ovviamente va a gestire delle informazioni e quindi arricchisce questo aspetto dell'agricoltura di precisione verso ad un'agricoltura che può riportare a contributi poi decisionali per l'agricoltore a seguito di questi dati, di queste informazioni che sul campo l'attrezzo stesso può acquisire. Agricoltura 4.0 per noi significa un'entrata in un mondo diverso di fare agricoltura, proprio un modo diverso di vedere l'agricoltura. Ci immaginiamo proprio come l'agricoltore riesca oggi con questa digitalizzazione, questo utilizzo del dato, a poter veramente ottenere degli obiettivi importanti per lui. Si parlava di performance che probabilmente, mentre prima nell'agricoltura di precisione erano prevalentemente indicate a quello che potevano essere i risparmi nell'utilizzo di prodotti per le coltivazioni, penso all'esempio del rateo variabile nella distribuzione dei concimi, oggi può anche portare a quelle performance che portano a un'ottimizzazione sicuramente dell'utilizzo dei prodotti, ma nel contempo anche un continuo e permanente monitoraggio della macchina in lavoro in campo per migliorarne proprio le sue anche efficienze operative. Performance per noi significa sicuramente l'obiettivo della riduzione dei costi colturali, o meglio, poter avere degli elementi decisionali che ti portano a ridurre e a ottimizzare gli investimenti dei prodotti colturali, ma ovviamente anche poi degli aspetti molto importanti che toccano tematiche molto, molto importanti, che sono ad esempio l'utilizzo sostenibile della macchina. Pensiamo ad esempio oggi all'attenzione che dobbiamo porre nella riduzione della chimica in agricoltura. Ecco bene, questa agricoltura 4.0 ci può dare effettivamente degli elementi che ci portano a contenere questo utilizzo della chimica e, non ultimo, anche aspetti che poi sono legati ai concetti più allargati di sostenibilità. E mi permetto anche di aggiungere un'altra parola, che è anche di tracciabilità di tutto il processo produttivo. Bene, e a proposito di costi, come si inserisce CUN nel processo di agevolazione all'acquisto delle nuove tecnologie favorito dal credito d'imposta?
Sicuramente questa che stiamo vivendo negli ultimi anni è una grande opportunità, il credito d'imposta appunto dato da questi incentivi per l'agricoltura 4.0. Riteniamo anche che sia un segnale positivo anche della politica, perché sicuramente è uno stimolo ad una modernizzazione del modo di fare agricoltura. Leggiamo e ci inseriamo in questo contesto ovviamente con una grande attenzione, anche mi permetto di dire responsabilità nell'interpretare che cosa significa fare e poi legare aspetti di agricoltura 4.0 alle attrezzature. Questo per dire che non tutto può rientrare in questi parametri, e quindi diciamo ci sono dei presupposti che un po' anche legano quella che è stata per Kuhn le evoluzioni di, secondo me, anche di punti fondamentali che portano alla digitalizzazione. Mi riferisco ad esempio all'impegno di Kuhn negli ambiti dell'ISOBAS e quindi di come noi oggi stiamo inserendo questi protocolli di comunicazione un po' in tutte le varie famiglie di prodotti. Ieri era l'ISOBAS proprio per il mondo della concimazione, magari sicuramente della irrorazione. Oggi lo ritroviamo negli aratri, lo ritroviamo anche in macchine per la fienagione. Quindi questo per dire che questo importante punto di partenza per poter parlare di agricoltura di 4.0 è per Kuhn oggi presente in modo trasversale in tutte le famiglie di prodotto. A questo aggiungiamo poi un altro elemento, sempre secondo me basilare, prima di arrivare a parlare proprio nel pratico dei kit per l'agricoltura 4.0, è l'aspetto legato ai monitor di controllo. Mi riferisco a quanto Kuhn abbia investito e sia stato dal 2009 portabandiera di un progetto importante all'interno del mondo CCI, quindi questo centro per le competenze ISOBAS, dove sono stati definiti appunto anche dei monitor proprio di utilizzo standardizzati, comuni poi anche a molti altri brand. Dati queste due colonne portanti, oggi 2020, Kuhn ha aperto un nuovo capitolo che noi inquadriamo all'interno di un nome, lo chiamiamo Kuhn Connect, che racchiude, raccoglie quelle che sono per noi appunto le soluzioni di pertinenza dei famosi 7 requisiti, 5 più 2 del credito d'imposta, che quindi vanno a vedere degli utilizzi di moduli Wi-Fi, di ovviamente monitor CCI, a cui si aggiungono delle applicazioni proprio atte poi all'utilizzo e alla gestione dei dati, e attraverso una piattaforma aperta da noi, diciamo inserita nel pacchetto, che è AgriRouter, e un sistema che è legato al famoso abbonamento che viene richiesto poi all'utilizzatore, che per noi è Easy Transfer, quindi un sistema per il trasferimento bidirezionale dei dati, viene racchiuso in un kit che chiamiamo appunto CCI Connect Pro, che proprio racchiude e offre all'utilizzatore la possibilità con la macchina ISOBAS di accedere a questi contributi. Bene, quanto è dunque importante l'utilizzo di sistemi aperti che consentono la fruizione dei dati da parte dei vari attori della filiera? E come gestirete eventuali aree sul territorio caratterizzate da scarsa copertura, connettività? L'ultima parte della domanda non è semplicissimo rispondere, anche perché ovviamente è una problematica. Mi riferisco appunto alla copertura geografica, appunto dei segnali, e vediamo sicuramente anche in questo senso
come la politica, il sistema paese stia investendo in modo sempre più significativo in questa copertura di tutte le aree geografiche, quindi sicuramente vediamo nel medio periodo una soluzione alla problematica della connettività. Chiaramente vi sono per aree particolarmente critiche delle problematiche oggettive, cui magari noi diamo anche soluzione pensando anche ad soluzioni che non siano proprio letteralmente proprio proprie dell'agricoltura 4.0, o meglio della possibilità di accedere agli incentivi, che sono delle formule, diciamo, di utilizzo di altri strumenti che consentono una diciamo telemetria un po' più localizzata. Mi riferisco a soluzioni strumenti, per ad esempio la geolocalizzazione, che legate ad opportuni poi applicazione possano gestire flotte di macchine aziendali, ma nel contempo poter avere, quindi senza grosse problematiche di connettività, avere poi anche la gestione di sistemi di allarmi per la manutenzione. Ma la domanda iniziale era come vediamo noi e qual è la nostra visione dei sistemi appunto per la gestione dei dati. È inevitabile dirlo, noi ci occupiamo di attrezzature, siamo costantemente a dover inserirci in aziende dove, consentitemi questa parola, l'arcobaleno dei colori dei trattori è estremamente presente, ma viceversa è anche l'arcobaleno dato dai vari brand di attrezzature che possono essere presenti in un'azienda agricola. Noi siamo orientati ad un effettivo utilizzo di sistemi estremamente aperti, che quindi non siano vincolati alla scelta di un colore. La scelta per noi, avevo citato prima la piattaforma AgriRouter, è proprio in questa direzione. Un cloud a cui ci si può iscrivere in tutto il mondo, ma dove attraverso una codifica di sistema di trasmissione dei dati, mi riferisco al linguaggio Shape o al linguaggio ISO XML, è consentita proprio in modo estremamente aperta la fruizione del dato da diversi brand, diverse attrezzature, affinché veramente l'interoperabilità delle macchine sia presente, ma poi soprattutto, e concludo, anche da diversi attori. Il bello della digitalizzazione è proprio questo: vedere oggi attorno ad uno stesso tavolo interoperabilità di macchine e attrezzature diverse che possono essere presenti in azienda, ma che devono comunicare con un sistema unico, ma nel contempo vedono un tavolo dove sono presenti attori diversi, dall'agronomo per l'aiuto alle decisioni dell'imprenditore, a fornitori di prodotti, a brand diversi di attrezzature e controterzisti o operatori che devono comunque attingere dati da una medesima piattaforma aperta, che consente quindi di avere questa multipresenza di attori diversi attorno allo stesso tavolo. A proposito di scenari futuribili, quali sono i progetti che l'azienda sta mettendo a punto proprio per favorire questa, diciamo, transizione verso un'agricoltura sempre più interconnessa e digitale? Uno sguardo al futuro, sicuramente credo che un aspetto importante da sottolineare, quindi che dia un'idea di come il gruppo, di come Kuhn si stia preparando a queste nuove sfide dell'agricoltura 4.0, vedano nella parola
conoscenze, formazione e gli aspetti più importanti. Sicuramente noi stiamo investendo internamente nella creazione di competenze che sono proprie di uno specifico gruppo di lavoro che si dedica a tutti gli aspetti legati al nostro mondo con Connect. Nuove figure, nuove competenze che ovviamente stanno adesso e vengono implementate sia nelle unità di produzione ma anche in tutte le unità di distribuzione, quindi tutte le filiali del gruppo. Noi stessi qui in Cunità li abbiamo definito delle figure specifiche che si occupino appunto di agricoltura 4.0. Richiede una preparazione, quindi risottolineo ancora l'aspetto formativo per i nostri partner che poi territorialmente devono essere in grado di supportare gli utilizzatori e l'agricoltore nel reale poi utilizzo di questa fruizione dei benefici che i dati possono portare, ma che poi concretamente devono portare a dei benefici tangibili, misurabili e realmente utili per le esigenze dell'imprenditore. Vi è poi un altro aspetto, sicuramente questo futuro, quindi questa preparazione per questo vicinissimo e presente futuro vede in Kuhn anche un attento accelerazione di sviluppi, soprattutto di sensoristica, in modo trasversale a tutte le famiglie di prodotto. Dicevamo prima, avevamo citato il caso delle irroratrici, quindi di sensoristica magari applicata alle barre per la rilevazione di infestanti nel campo, per quindi portarsi a quel beneficio della riduzione dell'utilizzo della chimica. Bene, ma questo ad esempio possiamo anche citare oggi la sensoristica applicata al mondo della raccolta, delle presse, tutta la sensoristica per ad esempio, mi viene in mente, il rilevamento dell'umidità e quindi anche quei benefici che poi nella tracciabilità del prodotto fieno, che poi deve essere attentamente poi utilizzato in stalle, quindi vede nel parametro umidità un aspetto estremamente critico, delle informazioni, dei dati che si traducono poi in un utilizzo molto, molto pratico. Penso poi a come il gruppo stia anche magari pensando a sensoristica nelle macchine per la lavorazione del terreno. Prima avevamo parlato dell'Isobas Ratro, ma perché no anche l'evoluzione che sicuramente è oggetto di attenzione a quella sensoristica che può anche trovare valore in macchine per la lavorazione del terreno e quindi comportamenti differenziati a seconda proprio della diversa struttura del terreno in cui va a lavorare. Per chiudere poi nell'ambizioso oggi lanciato progetto che si avvicina alla uso la parola robotizzazione, quindi robot, ma in realtà per noi è più proprio parlare di automazione dei semoventi nella stalla. Mi riferisco alla recente innovazione lanciata proprio pochi mesi fa a settembre per il carro autonomo semovente Ora, che rappresenta questa completa automazione dove il dato diventa proprio la benzina utile per far funzionare queste importanti innovazioni. È un processo lungo, un processo che ci sta coinvolgendo in tutte le sue fasi ed è un processo, mi permetto di dire, che richiederà e sta richiedendo una attenta introduzione nelle realtà imprenditoriali mature per queste tipologie, ma sicuramente la già citata situazione del credito d'imposta dell'agricoltura 4.0 la vediamo come un positivo aiuto a una veloce e un'accelerazione all'introduzione di queste tecnologie digitali.
Benissimo, direi che possiamo fermarci qua. Ringrazio Paolo Cera che ci ha raccontato in quale direzione si sta muovendo un gruppo come Kuhn per affrontare appunto un futuro in cui la digitalizzazione sarà sempre più al centro anche del settore primario, a tutti i livelli della filiera. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a voi, grazie.